Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questa prima puntata della serie Gamsting. Come vedete sono in multiplayer, come avevo già detto da tempo sulla vecchia serie, sono con Electronics 89 Ciao a tutti. e More Same, che voi lo Ciao a conoscete. tutti. Ok, siamo arrivati in questo nuovo paese qua e questa bella mappa, come vedete, non è molto grande, ma è ben curata, almeno si era già deciso, come avevate visto dall'ultima puntata della serie scandinava, che di farla sulla Belgique, solo che poi mi è venuta l'idea di farla su questa. Allora, direi di non perdere troppo tempo, di iniziare un po' a conoscere la mappa. Allora, ho sbagliato già tasto. Abbiamo già fatto alcune considerazioni, ovvero che abbiamo da qualche parte, non so dove, abbiamo un aratro e una botte che non ci servono, e anche lo span di letame. Ecco, l'aratro è qua, quindi possiamo iniziare a partire con i mezzi. Allora, io lascio a More Same il suo amato Deus, io mi prendo questa carcassetta di Steyr e allora, andiamo. Due trattori per ora li teniamo, che ci servono. Siamo in tre a giocare, quindi tre ci servono come minimo. Allora, io mi attacco la zavorina, quella più piccola. Ok, aratro e zavorra. No, ho sbagliato. Perché, là c'è il caricatore che andremo a prendere. In un futuro attacchiamo l'aratro davanti per ottimizzare spazi e tempi. Allora, lo store, vabbè, si vedrà strada facendo dov'è. E mi vado anche a attaccare o lo span di letame o la botticella. Allora, sapere dove sono mi farebbe un gran piacere. Lì c'è il carrettino per la paglia. Forse qua dietro, che vedo il letamaio. Ok, sì, è qua. Ah, e lì c'è anche la botte dentro la stalla. Questa partita, prima di prendere server e cose varie, la sto stando io, quindi adesso che ho iniziato a registrare vi chiedo anche come va di ping a voi. Io ti sento la gara di blu. Poi sono sui 5. Io sto su 48-52. Primo, Oh? segui col Deus che andiamo al 20. Ok. Ho fatto un post sulla pagina quando un po' di tempo fa, quando allora lo store, prendiamo una strada a caso per vedere se qualcuno entra adesso. Essendo tutte le mod del pack, se non erro, ho messo queste, spero di non averne messa qualcuno in più di sbagliato, forse potrebbe entrare qualcuno, non si sa, vediamo. Ah, però se io metto massimo 3 giocatori non entrerà mai nessuno, mettiamo massimo 4. Ok, questa prima puntata qui sarà un po' così sul presto, ho fatto il post 10 minuti prima di iniziare a registrare, quindi vi dovevo anche dar tempo a scaricare il pack e la mappa. Le prossime volte comunque vedremo un po' di preavviso, tanto lì vediamo il convoglio che parte verso il campo 20. Ti ho tirato giù tutti i carri. Ah, non ti preoccupare. Ah, lì c'è la fermata dell'autobus. Ok, abbiamo raggiunto lo store. Vendiamo tutte queste cose qui che per il momento non ci servono. C'è il punto di vendita almeno qua, quello che ci dà più soldi, che
che sapete, non mi sembra tanto di vederlo. Non so perché, ma ho l'idea che non ci sia. Ok, mi sa che... Ok, è là, perfetto. Mi sa che sta succedendo un disastro, ragazzi, quindi... cerchiamo di sistemare, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, abbiamo sistemato praticamente. Poi c'era More Same che non riusciva più a entrare, prova a cambiare, a mettere mod, cambiare qui, cambiare porta, fare entrare prima uno poi l'altro, poi alla fine cambiato server, messo international, tac, come se non fosse mai successo niente, niente, è entrato. Quindi ok, va bene. Come vedete siamo andati un po' su con i soldi perché ho venduto la roba. Tanto loro hanno iniziato a trebbiare. Ho messo dentro anche l'inspector e l'udider, se non erro, sì. Ok, come potete vedere là scende 62, vabbè. Adesso io sinceramente con questo ciappotto qua potrei iniziare a raccogliere un po' di paglia, giusto per tirarci su con i soldini, dato che siamo proprio terra a terra. È normale, non ve l'ho detto. Avrei detto che l'avrei fatta in difficile la prossima, ma la prossima in difficile sarà sulla nuova mappa, quella di Sukaz, perché questa qui durerà poco come serie, oddio poco. Se esce come è stato detto intorno a febbraio 2016 non dura poco. Però se esce prima, cioè è una serie che non ha un termine, diciamo. Quindi potrebbe durare anche un mese come 6 mesi. Comunque è normale, magari almeno anche se dura poco riusciamo a comprare mezzi decenti e non andare in giro con sto style finché non abbiamo 50 puntate. Allora, ma io direi di iniziare subito e di comprare un baldeo. Purtroppo il 120 non l'ho messo nel pack. L'istinto omicida sta salendo però. Sì cavolo, poi vorrei che dovevo caricarlo io, mica te, che c'è la connessione della NASA. Io c'ho la connessione degli africani. Africani? In Africa vanno meglio di connessione. Vabbè. Come vedete qui abbiamo i nostri fedeli operai all'opera che ci hanno già fatto 3 andane. Adesso come ping com'è? 3, 52. Meglio di prima quando registravo o peggio? Meglio, molto meglio. Ok. Perché prima ve lo diranno anche loro, mentre registravo si alzavano i ping. Cosa che non si è mai capito perché già da tempo. Però beh, è così. Ma l'AMS devi trovare in città. Cos'è? La density. Sì. Eh beh, un carro sarebbe... Aspetta, vai. 76. Oddio. Non è concimato perché. Ma sì, penso proprio di sì. Aspetta che guardo nel coso qua, ma sono quasi sicuro di averlo messo. GPS. Autocombine. Mod. Rosetto. Front 26. Da quando? Ah beh, ma qui ci sono tutte le robe. Ah no, beh, qua mi ha caricato le mie. No, niente allora. Sì, ma comunque 93, 94. Sì, c'è per forza. Non salirebbe così in fretta, se no. Qua arrivo, Ok.
Come vedete Paglia si mette anche presto a farla, comunque ci abbiamo degli autisti in gamba che non fanno andare storte, però salgono sui trattori. Perché le andane storte poi sono un casino da tirar su, ci vorrebbe ranghinatore, sono perdite di tempo anche se lo abbiamo già. Come ti hai visto tu? Come vedete sono un mix di andane alte e basse, come piacciono a me, un po' alte e un po' basse, non troppo alte e non troppo basse, perché comunque questa trebbia prende meno e quindi le fa più basse, e quando compreremo una trebbia più grande le farà più alte. E ora niente, voi avete qualcosa da dire? No. Beh, allora direi che ci possiamo vedere quando sono pieno con questo carrettino, anche se è un po' inutile dato che sono già al 92%. vabbè dai. Prima parlo, poi collego il cervello, poi la bocca. Cioè, prima, vabbè, lasciamo perdere. Ok, dove si venderà mai la paglia? Allora, paglia. Dove... aspetta, dove... devi... aspetta, seguimi, no. Aspetta, dove è di qua, sì. mi devo orientare un po'. Beh, lo dici a me. Vabbè, anche te non è lì qua. Ok, tra l'altro l'ho già fatto 3 volte, quindi la conosco. Sì, è lì qua. Ah, mi ricordo che da... l'etame. Appunto, dalla presentazione che ho visto il trigger era spostato lì dall'etame. Aiuto, frena. Ma... ah no, niente. Mi sono visto passare Electronics senza neanche accorgermene. Infatti dicevo, sarà ancora qua che scarica, invece poi vedo il 49%. Beh, ma ci sta solo una scarica, due scaricate lì dentro. 8... tiene 8500, no? E la trebbia? Boh. Beh, comunque anche un carrellino sarebbe uno dei prossimi acquisti. Vediamo cosa abbiamo. O il fortuno o il crosetto. Cos'è? Che tasto hai toccato, Dan, che mi ha tirato giù una laggata? Ancora? No, adesso no. Ho schiacciato l'F5. Ok, è sempre qua. Se avevo schiacciato quello per vedere le collision. Ok. In teoria a voi non dovrebbero arrivare soldi adesso, giusto? No, io sono a 0. Ok. 1700 euro di paglia, dai. Non è neanche male. C'è il terremoto. Qui in teoria aiuto, ecco appunto. È la zona delle vacche, sì, perché la mungitrice non penso che munga o pecore o maiali o galline, perlomeno. E abbiamo anche i pig, non so dove, magari c'è anche scritto sulla mappa, biogas, aspetta che vado storto. Penso che quel flayscarei al punto di vendita dei maiali, ma non so sinceramente dove sia la stalla. Vabbè, poi lo impareremo giocando. Vabbè ragazzi, adesso qui il lavoro da fare è questo. Noi ci vediamo tra un pochettino quando c'è da fare qualcosina di diverso. Bene ragazzi, abbiamo fatto qualche piccolo calcolo, intanto qui stiamo andando avanti così.
Abbiamo stimato che con questa trebbia ci metteremo un bel po' a trebbiare, a far su soldi, quindi abbiamo deciso di prendere una trebbia prossima a questa che non sia la TC, perché sono lì più o meno, differenza 4,2, 5,5, poco è irrisoria, diciamo, quindi fa poco, niente. Abbiamo deciso di prendere la CR790 con la barra da 7,6, mi sembra. 7,7. Ok, e di cambiare il carrellino quello là e di prendere il Fortuna, l'FTM 206. E tutto questo chiedendo il debito massimo, dato che siamo a 100.000 arriveremo a 200.000, e facendo, cercando di guadagnare, abbiamo fatto i calcoli già tutti con una percentuale. E ci servono da guadagnare tra vendita paglia e cereali, quello che facciamo su, 90.400 euro più o meno. Quindi bisogna mettersi sotto e cercare di far su qualche soldino. Intanto qui vedete che c'è un po' qualche casino qui, paglia non è un prodotto accettato qui. Niente, direi che per questa prima puntata è tutto. Vi invito a lasciare un bel like per l'inizio della nuova serie. Se vi è piaciuta, commentate, dateci consigli su cosa acquistare, cosa fare. È tutto. Io ringrazio i miei due operai che sotto sotto si sono trebbiati per una buona parte di tempo della serata. Il campo e hanno fatto anche un buon lavoro. E sono gli unici che lavorano. Beh. Confronto qualcuno. Ah beh, io sto facendo avanti e indietro col carretto della paglia, Allora lì è divertimento. vogliamo fare cambio? Faccio la firma. Se vuoi. Avanti. Va bene. E con questa conclusione è tutto, allora adesso dovrò fargli di andane fatte bene, perché sennò poi Ah, poi arrivano le frustate, appunto. Quindi, da Zen è tutto. Ciao a tutti. Ne ciao a tutti. manca uno. Ah, ciao a tutti.